ben ritrovati. Oggi ad Amici per la Coda vogliamo parlare di una cosa molto importante, quello che può capitare quando c'è l'estate e soprattutto vogliamo darvi dei consigli per proteggere i nostri amici quattro zampe. Esatto, la stagione estiva sta arrivando, non so se tutti lo sanno, ma la maggior parte sicuramente sì, in modo particolare cani e gatti non possono sudare perché non hanno le ghiandole apposta per farlo, tranne i cani che hanno delle ghiandoline, certo, sotto i polpastrelli praticamente. Infatti è vero, perché vedo anche la mia Vittoria, esatto, che quando entra lascia tutte le sue impronte. Esatto, esatto. La cosa che loro possono fare per raffreddarsi, diciamo che hanno loro di natura, è avere questa lingua penzolone e ansimare. Quando vediamo il cane che è in questa situazione, vuol dire che poverino sta patendo veramente il colore. Nel gatto, mi hanno detto, è più raro. Il gatto, sì, fa questa cosa quando fa veramente tanto caldo, esatto, riesce forse a regolarsi meglio rispetto a un cane. Esatto, esatto. Infatti il pericolo più grande appunto sono sia i colpi di calore che i colpi di sole. I colpi di sole ovviamente è dato direttamente, sì, dai raggi del sole diretti, quindi il cane che sta al sole direttamente, certo. Invece il colpo di calore avviene nel momento in cui il cane non riesce più a tirar fuori il suo caldo, cioè a buttarlo fuori tramite appunto o ansimando piuttosto che con la lingua penzoloni oppure con le ghiandoline che dicevamo sotto. Infatti, le zampe. Una cosa che fa ridere, però non è che sia, è stata una cosa un po' divertente solo a raccontarla. Avevo un cane che si chiamava Massimo che, poverino, lui è andato sul balcone perché voleva guardare il passeggio, senza volerlo ha preso questo colpo di calore proprio. E abbiamo dovuto veramente correre dal veterinario perché dava questi segnali che poi descriveremo, e per 2 settimane abbiamo dovuto ungerlo completamente perché era praticamente ustionato. Paolo diceva che avevamo il cane cotto. Quindi vogliamo oggi darvi dei consigli, innanzitutto per capire al volo cosa sta succedendo, cioè se vediamo il cane che trema, un cane che gli viene praticamente la dissenteria, un cane che sembra non è in questo momento presente, questi sono i primi sintomi che, esatto, lui può dirci e noi dobbiamo accorgerne subito. Esatto. Quindi diciamo, Martina, secondo me le cose che sembrano veramente banali, perché quando uno le dice vabbè, hanno scoperto l'acqua calda, però purtroppo ogni estate leggiamo delle notizie che ci sono stati dei cani che, esatto, hanno patito. Esatto, tanto banali e ragione non sono quanto ad esempio non lasciare gli animali in macchina. Esatto. È una banalità, posso rendermene conto, ma ahimè ogni tanto purtroppo si dimenticano anche dei bimbi, quindi tanto banale. Non è banale, perché a parte che se ci dovesse capitare noi due sfondiamo la macchina. Io sfondo la macchina. Però fatelo anche voi, non so se adesso stiamo, non si può dire, però sfondate il finestrino perché sta veramente cuocendo quel povero cagnolino. Esatto. Un'altra cosa che veramente è sempre banale dirlo, ma io vedo che tante persone vanno in giro anche d'estate, nessuno si porta una bottiglietta, no, o dell'acqua per il proprio cagnolino. Al limite prendetevi quelle ciotole che sono comodissime e o chiedete dell'acqua in un bar o in una fontanella, ma l'acqua devono averla. Come? Non è, bisogna anche dire questa cosa, non mettere un cane in una situazione caldo, aria condizionata, perché veramente a noi fa male, figuriamoci Martina, a loro cani, che non possono neanche comunque dire che stanno soffrendo questo, esatto, passaggio. E se dovessimo andare a fare la passeggiata, cosa che mi auguro che facciano ovviamente tutti i cani, non, certo, nelle ore più calde, certo, questo è chiaro, sempre con l'acqua dietro, non solo per il padrone ma anche per il cane, come abbiamo già detto. E se mai dovessimo notare i sintomi che indicavamo, brava, prima, toglietelo subito dal calore, quindi dal caldo, e se avete delle pezze bagnatele, niente ghiaccio, ma bagnatele, brava, le mettete sulla testa e sulle zampe, questo è fondamentale. Infatti, perché così almeno, sì, sanno dove andare ad agire subito. Esatto, e si rinfrescano, esatto, subito. Si rinfrescano e poi, esatto, si corre dal veterinario. Una cosa che è anche, sembra banale, perché tanti mi dicono ma non lo sapevo, ci sono le creme solari per i nostri cagnolini, che vengono date logicamente sul musino, all'interno delle orecchie, perché proprio come dicevo a Massimo, noi lì abbiamo sbagliato noi ma non ce ne siamo accorti, portandoli a passeggio anche loro comunque ricevono, come dicevi Martina, questi raggi, quindi, esatto, vanno protetti nelle parti che sono, diciamo, messe in esposizione. In esposizione, e sono effettivamente un po' più delicate, non tutti lo sanno, ma sono un po' più delicate. Amici di Liguria Web TV, grazie, grazie sempre per seguirci. Come sicuramente vi ricorderete, abbiamo mandato il concorso dei bimbi. E siamo felici. Assolutamente sì, iniziamo a farvi vedere i primi due disegni. Sì, guarda, io rido tantissimo perché questo è bellissimo, questo è di Mario, arriva addirittura da Parma questo disegno, e praticamente questa sarebbe la fattoria è qua, in questo pezzettino che non si vede neanche, questa è la casa ovviamente del fattore, si vede che lui si sente così, e questa è arrivata stamattina, lui,
con una raccomandata da Parma, quindi è bellissimo. Invece questo è stato portato direttamente da Celeste, ovviamente c'è il cagnolino, ci sono i pulcini, guarda, e la casa. Guarda le mele dove sono state messe, esatto, a rotazione sull'albero. Sull'albero. Siamo contenti. Assolutamente, guarda. Sì, ricordiamoci sempre amiciperlacoda@gmail.com, seguiteci, scriveteci, iniziate a votare i disegni. Grazie alle vostre mail. Esatto. Il più bello ovviamente, esatto, vincerà un premio, come dicevamo. Noi siamo contentissime. Noi siamo contente perché abbiamo già visto che ci state seguendo. Esatto. Spero che ci perdonate se a volte diciamo delle cose non proprio giuste, ma non era questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta. Grazie, grazie, alla prossima. Grazie di essere stati con noi.